Siete stanche della vostra sconsolante vita amorosa, sempre che ne abbiate avuta una? Meglio consolarsi facendosi i fatti degli altri? Twilight è troppo smieloso e 50 sfumature dei miei inesistenti coglioni è troppo, merdoso? Allora viviamo la storia di una sedicenne che da un giorno all'altro diventa una tutti mi cercano, tutti mi vogliono. Ecco qua, Ayashi no Ceres, sempre se si dica in questo modo, letteralmente la misteriosa Ceres. La protagonista è Aya. E no, non mi sono fatta male, non è Aya di Meltfather e non ha nulla a che vedere con i Viewstel. Anche se effettivamente la nostra cara Aya Mikage e il fratello gemello Aki stanno per compiere 16 anni. Ciò significa che stanno sorpassando l'età media degli alieni pucciosi vestiti frufru e bacchette a forma di cuore per salvare il mondo. Felici come non mai per essere la scampata allegramente, decidono di festeggiare il compleanno in grande stile. Peccato che il caro nonno austero e dolce come la carta vetrata li costringe a passare la giornata nella sua piccola modesta, si fa per dire, dimora. Che pare pure una casa abitata da fantasmi. E trovandosi in un'anime, non si sa mai. La festa è un successo così grande che gli invitati si sono messi a lutto per non far fuoriuscire la troppa felicità che li sta investendo. No, ma guardate, li trattengono a stento la voglia di ubriacarsi di brutto. Ma proprio quel giorno il DJ ha deciso di non presentarsi e quindi hanno deciso di lasciarci come sfondo musicale il tipico temporale che non promette mai nulla di buono. Il nonnino dà il suo regalo ai giovincelli, ma siccome è anche un gran simpaticone, non dà i big money o dei buoni pasto perché ti vede troppo sciupato, no, ma una graziosissima mano putrefatta e mummificata. Ma bada bem, appena aperto il ecco, regalo, un potere si sprigiona e con tutta la tranquillità del mondo il nonnino dice cautamente: ah, che nu bravo ognuno, ma tu Aya no, e devi morire malissimo. Aya mette tutti capo, non sa nemmeno lei come, si rifugia su un albero grazie a Toya, tipico figaccione che la ragazza aveva incontrato il giorno prima. Aya, discreta come un T-Rex, si mette a frignare ad alta voce e Toya, per non farli scoprire, la zittisce baciandola. Ho capito che sono 24 puntate e quindi bisogna darsi un po' da fare, ma poteva anche, non so, schiaffeggiarla, minacciarla di morte, ma si può zittire una persona in tanti modi. Sta scena non ha nulla a che vedere con i fini della trama, però volevo, non so, condividere con voi il mio what the fuck galleggiante in testa. Mentre di ciò, una certa Suzumi Aogiri capta come un metal detector la presenza di Aya e manda il cognato Yuhi a prelevarla e a portarla da lei. E senza se e senza ma, dice alla ragazza che lei è una Tenyo, ovvero una discendente diretta della Dea Celeste. Tutto inizio con un pescatore guardone che non aveva niente di meglio da fare che spiare beatamente una Dea Celeste che si faceva il bagno in un fiumiciattolo. Ma pure tu, genio, cioè non ce li avete i bagni in paradiso? Fatto sta che sto pervertito le fece uno scherzone rubandole e nascondendo il suo agoromo. In pratica i vestiti celesti, una specie di mantello celeste per essere chiaro. E quella poveretta, non potendo tornare sopra nuda o peggio con i sudici abiti dei poraccioni della terra, fu costretta a sposarlo. Ma anche sta Suzumi è mezza discendente di una dea celeste, ma siccome non è la protagonista ha ottenuto solo un blando potere di telecinesi. Tuttavia è felice come una Pasqua per aver trovato un'altra sciroccata come lei, anche perché la caritatevole famiglia Mikage in passato ha ucciso ogni suo componente che avesse ereditato il potere della Dea Celeste, per lo più femmine, anzi solo femmine. La Dea Celeste si manifesta apertamente solo in un secondo momento, quando Aya va a trovare il fratello Aki in ospedale per le ferite riportate il giorno del suo compleanno. A quel punto Aya diventa una donnona dei capelli blu e gli occhi gialli chiamata Ceres. Kes se ne vena che vuole fare una strage di tutti i Mikage, accusati di aver rubato il suo agoromo. Vedete quanto può durare il rancore di una donna, io vi ho avvertiti? Fatto sta che Yuhi, per calmare la sua ira, la bacia. Ma che palle, cioè, ma perché sta cosa? Boh, ma chi cazzo ti conosce poi, ma... Comunque abituatevi che lo farà ogni volta che si manifesta Ceres per farla tornare normale. Però Ceres ce l'ha di brutto soprattutto con Aki, perché crede che quello sia il pescatore guardone stronzo che, tra le altre cose, dice che le aveva pure stuprata. E va bene, c'ha tutte le ragioni del mondo per essere incazzata. Però, ma perché te la prendi con quel ragazzo? Che t'ha fatto quel ragazzo?
Ma adesso Toya è stato affidato come guardia del corpo di Aki e quindi ci dobbiamo sorbire tutti i 10.000 incontri / scontri con Aya che puntata 5 già si innamora di lui. Ma cosa sappiamo di sto Toya? Na ceppa. E nemmeno lui, visto che soffre d'amnesia. E ora vuole sapere da dove viene e a quale famiglia appartiene in forte stile Anastasia. Nel frattempo Aki, rotto di balle per essere sempre molestato da Ceres, aderisce ad un gomblotto chiamato Celestial Project, capitanata dal cugino Kagami, per allontanare la dea da sua sorella. Questo progetto inoltre ha come scopo quello di riunire tutte le discendenti delle Tenyo, chiamate Sigenomer. Per questo hanno bisogno di Aki, una guida eletta, ovvero discendenti di uno dei tanti guardoni pescatori che quel giorno volevano soltanto rubare i vestiti alle dolci fanciulle. Una di queste Sigenomer, oltre a Suzumi, è una compagna di scuola di Aya, Yuki, che morirà bruciata insieme al suo amato professore. E di morire male capiterà almeno ad altre due Sigenomer, ma male, male, malissimo. No, nel senso male. Ma sapete che significa male? Nel senso spiaccicate, nel senso sangue. Capito? Tra una cosa e l'altra, Yuki ammette il suo amore per Aya, che effettivamente prima gliela fa un po' credere, e poi si butta crudelmente tra le braccia di Toya, che ha lasciato il complotto della famiglia Mikage per stare con lei. La friendzone colpisce ancora, povero! Ma il nonnino burlone, sì, quello dell'inizio, nomina Aki suo successore per dirigere la famiglia Mikage, e il ragazzo, posseduto dalla guida eletta, lo uccide per poi contemplare con l'allegria più totale il corpo mummificato di Ceres. Però mi stavo chiedendo, se Aya è posseduta da Ceres e Aki dal pescatore guardone, significa che... Che schifo! È tua sorella gemella! Non sarà che sti due siano stati posseduti più che altro da Jaime e Cersei Lannister? Toya, come simbolo d'amore, dà ad Aya il suo pugnale magico che, come un allarme, avvisa il ragazzo quando lei si trova in pericolo. E dopo un continuo «e ti mollo e ti riprendo, e ti mollo e ti riprendo», i due decidono finalmente di stare insieme senza complicarsi la vita. E dopo aver provato a vivere felicemente in un'isola, boom! Toya ricorda il suo passato, così, alla Katsum. In pratica Toya fu trovato da neonato da un anziano signore che pensò bene di crescerlo, ma in barba all'infanzia, alla pubertà e a tutte le altre fasi della vita, solo dopo 10 giorni Toya divenne un uomo fatto e finito. Quando il signore morì, l'unico fino a mo' che è morto di vecchiaia, Toya andò a Tokyo, dove venne investito, sbatté la testa e perse la memoria. Mamma mia, che ansia sto anima, ma fatevela una risata! Dopo qualche casino random così, ecco che Aya scopre di essere incinta di Toya. Aspetta, che? E questi qua quando hanno fatto zoom zoom? Hanno fatto zoom zoom? Nooo... Complimenti Aya, complimenti davvero, adesso puoi vantarti di far parte del gruppo 16 anni e incinta. Bimbi, non sceglietela come esempio. Ma Ceres, che si è un po' rotta di scatole a sentire i drammi adolescenziali di sta qua, dà un ultimatum. Se loro non recupereranno il suo agoromo entro 6 giorni, lei distruggerà tutta la famiglia Mikage. Non che sta famiglia ne abbia combinata una giusta da quando la conosciamo, però che... Palle, dateglielo sto agoromo, che per la guerra di sti due coniugi stanno rompendo a tutto il Giappone! Dopo che Toya viene mandato a proteggere una Sigenomer, che tanto comunque muore, del ragazzo non si sa più niente, e Aya va dal cugino Kagami per saperne di più. Questo non solo che Toya è bello che al campo santo, nel senso che è molto stecchito, ma le spiega pure cosa vuole fare il Seed Project, raggruppando tutte le Tenyo manco coi Pokémon. Per una loro idea malata, questi vogliono migliorare la discendenza delle Tenyo attraverso la fecondazione artificiale con spermatozoi di individui scelti appositamente. E io non mi sento in dovere di dover spiegare la cosa dell'ape e del fiore, Comunque alla fine Kagami le dice che sto agoromo ce l'hanno loro e Aya è costretta a partecipare al Sea Project, tanto di essere incinta è incinta. Ma badabem, in sto anime l'agoromo non è una cacchio di veste come ci hanno fatto credere fino a mo', ma un potere speciale chiamato manna che capta il segnale di uomini adatti a dar loro una discendenza. Quindi Ceres amava veramente sto pescatore guardone, il tutto perché l'agoromo le aveva detto che, letteralmente, se poteva fa. Solo che Ceres decise di cedere una parte del suo potere a lui, ed è qui che iniziano i casini! Perché ovviamente il potere lo cambiò, rendendolo stronzo, violento e megalomane. Nascose così l'agoromo di lei e uccise pure una delle sue figlie. Infine Ceres si stancò e lo fece a pezzi. Una storia romantica.
Però ci sono anche dei difetti in tutto questo, eh? Infatti, per incompatibilità, tutte le tenio sulla quale è stata utilizzata la fecondazione artificiale stanno morendo una ad una. Inoltre, Ser spiega che senza l'agoromo loro non possono vivere a lungo. Però rompere le balle per 24 puntate ci avete avuto tutto il tempo di sto mondo. Ma guarda un po', dal mare esce, manco fosse la sirenetta, l'arcangelo, che alla fine non è un arcangelo, ma lo stesso Toya. Ma che what the fuck? Ma com'è uscito? Sembra che l'abbia sputato una balena. Dalla regia mi spiegano che quando Ser Pescator Guardone rubò l'agoromo di Ceres, lo buttò in acqua e qui, con un processo di evoluzione di scienza e chimica che levatevi proprio, si è creato un individuo perfetto, cioè lui. Oddio, perfetto, è carino, sì, ma cioè, perfetto, poi non esageriamo. Fatto sta che una parte del mana che era in laboratorio viene risucchiata da Aki, che diventa totalmente Ser Pescator Guardone, che si chiamava appunto Mikage. Tizio ferisce mortalmente Aya, e Toya, per salvarla, le restituisce il mana di Ceres, che era stato con lui per tutto quel tempo, anche se questo significherebbe non poter vivere a lungo a causa del distacco del mana. Nel mentre Aki, riacquistando un po' di coscienza e amor proprio, grazie per non averlo fatto prima, immobilizza Mikage e chiede a Ceres, completa di potere grazie al mana, di uccidere entrambi. In una scena super mega triste, e sì, ancora più triste, sì, Ceres e Aya realizzano il suo ultimo desiderio, liberandolo da Mikage e finalmente dandogli la pace. Il quartier generale, però, sta per esplodere e Kagami, dopo aver fatto fuggire tutti, si lascia morire nell'esplosione. Madonna, l'ansia! Ceres compare e la dinastia della Dea Celeste si estingue definitivamente. Nella scena durante i titoli di coda, tutti vivono una vita felice e Aya porta avanti la gravidanza tranquillamente. Tuttavia, Toya sa che senza il suo mana non potrà vivere ancora per molto, un anno o due, e fa intendere al per sempre frenzonato Yuhi che quando arriverà il momento sarà lui a crescere il bambino insieme ad Aya. E basta, adesso piango! Perché sti anime devono sempre finire in questo modo? Ma alla fine di tutto, che si dica, il personaggio migliore di tutta sta serie è la governante di casa Ohiri, secondo me discendente nascosta di nonna Fa.